Mi ha rubato la bicicletta. Vabbè dai, ti riaccompagno a casa io oggi. Dai, ti aspetto in macchina. Guarda che la troviamo la bici. Io non so chi te l'abbia presa, però in qualche modo facciamo. Non devi essere così triste, devi reagire in qualche modo. Non buttarti troppo giù. Ciao Kia, ti manco già, vero? Sì, lo ammetto, ci siamo viste ieri, ma già mi manchi. Mamma mia, che bugiarda. E comunque non saresti neanche il mio tipo. Lo so che tu preferisci le bionde. O dovrei dire i biondi. Esatto. No, comunque, a parte gli scherzi, dimmi tutto. Senti, io vorrei ritrovare la bicicletta di Sara. Tu non è che conosci qualcuno a cui chiedere? Magari qualcuno che frequenta i mercatini dell'usato? Bella domanda. Devo provare a chiedere, non saprei. Dai, se ti viene in mente qualcuno fammi sapere. Va bene, provo a sentire la Fali e ti faccio sapere. Ecco, brava, brava, prova a sentire lei e poi dimmi. Ok, grazie, grazie Fra. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao Fali, devi aiutarmi a fare una cosa. Certo, dimmi. Ho appena sentito la Kia e stiamo cercando la bici di Sara. Ma comunque domani ti spiego meglio. Te intanto prova a sentire le altre. Ok, ho capito. Va bene. Ciao. Grazie mille. Ciao ciao.
brava Fali, mi eri appena venuta in mente. Io? Come mai? Dopo ti spiego ad allenamento, dimmi. Ok, va bene. Comunque, Moni, tu che hai un sacco di conoscenze, non è che conosci qualcuno che lavora nel campo delle biciclette? Sì, potrei conoscere qualcuno. Perfetto, mi serve al più presto. Ah, perché stai cercando di trovare la bici di Sara? Sì, poverina, stiamo chiedendo un po' in giro e quindi mi sei venuto in mente tu. Dai, speriamo bene. Allora ti faccio sapere appena so qualcosa. Ti faccio sapere al più presto. Certo, grazie mille. Ciao. Pronto. Buongiorno. Sì, va bene. Ok. Va bene, dai. Dai, va bene. Ciao, ciao, ciao. Devi girarti. D'accordo. Non spiare. Non spiare. Bene, adesso puoi girarti.